Avete una verza in frigo e allora dovete assolutamente provare questa nuova ricetta shui shui. Puliamo una verza, affettiamola finemente e laviamola sotto l'acqua corrente. Intanto peliamo 3 patate e le tagliamo a fette grosse. In una padella adatta alla cottura in forno uniamo l'olio e una cipolla tagliata finemente e la facciamo imbiondire. Ora uniamo le patate, facciamo insaporire 1 minuto, aggiungiamo la nostra verza, saliamo, pepiamo e aggiungiamo l'acqua. Se avete un po' di crosta di parmigiano, tagliatela in piccoli pezzetti e aggiungetela alla preparazione, renderà il tutto ancora più goloso. Ed ora copriamo e facciamo cuocere per 20 minuti. Proseguiamo la cottura per altri 5 minuti senza coperchio, aggiungiamo della scamorza e mettiamo a gratinare in forno per circa 5 minuti. E voilà, verza e patate pronto per essere gustato!